Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Desidero ringraziare ancora una volta Koch Media per avermi permesso di portare un altro dei giochi che distribuisce, questo è Wasteland 3. Io, mi ricordo, mi sono divorato il 2 in una quarantina di ore abbastanza correndo, l'ho finito, mi è piaciuto veramente tanto e quindi vi porto questo titolo. Vi preannuncio, dato che c'è sempre comunque chi dice che dovrei portarvi i giochi dove vi spiego tutto. In realtà in questo gioco lo proviamo insieme e andiamo a vedere e trarne magari delle conclusioni anche rispetto alla mia esperienza di Wasteland 2. Il gioco è in inglese, ve lo dico subito, e quindi anche il 2 all'inizio era in italiano, ma ha tradotto un po' così ed è stato migliorato col tempo. Però non mi è stata data garanzia che Wasteland 3 verrà tradotto in italano. Quindi lo dico, se l'idea è quella di giocare e non conoscete una parola d'inglese, questo non è il gioco che fa per voi, almeno per il momento. Per il futuro, chiunque lo chiederà sotto, rispondo ora, non lo so se verrà tradotto in italiano. È un gioco dove si agisce a turni, dove si parla molto, ci sono le abilità e soprattutto rispetto a Wasteland 2 hanno aggiunto anche il multiplayer, cioè potete in modo molto flessibile giocare sia una vecchia partita che iniziare una nuova campagna in compagnia di amici. Allora, abbiamo concluso il 2 dove il mondo era al collasso, dove il mondo ha dovuto fronteggiare una temibile intelligenza artificiale e l'abbiamo battuta con delle comunque conseguenze per il mondo, perché adesso i Ranger, così si chiamano i difensori del mondo, si sono trasferiti in un'altra zona. Di questo gioco dicono semplicemente una cosa: è molto difficile. Quindi lo andiamo a scegliere la difficoltà più facile. Si può anche customizzare cose a livello del Friendly Fire. Noi facciamo semplice perché dicono che addirittura sia difficile anche a facile. Quindi, insomma, il gioco sarà piuttosto complesso. Graficamente, da quello che ho visto, è veramente molto 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 bello. E ovviamente devono piacervi i giochi di ruolo molto profondi e molto anche vecchio stile, quindi ecco. Un'altra cosa, se siete arrivati fino a questo punto e siete incuriositi, voglio dirvi che, vabbè, adesso traduciamo, sono stati anni duri per i Ranger. Quando il mondo è finito, hanno provato a portare un po' di quello che avevano lasciato in Arizona, ma quando Cochise, l'IA, si è svegliata, hanno trovato se stessi in lotta con la morte. Vabbè, hanno dovuto distruggere la loro base, uccidere tutti, insomma, hanno sentito una chiamata dal patriarca, va bene. I Ranger sono andati, in questo nel Ok, si stanno trasferendo dopo questa chiamata. Hanno dato all'Arizona cibo e provviste, diciamo, per ricostruire e sopravvivere. Si stanno spostando in Colorado, se non sbaglio. Ok, la strada è bloccata, ma hanno detto che c'è un'altra strada. Ok, graficamente, ripeto, molto carino. Stavo dicendo che lo dico dopo. Riluttanti, va bene. Ovviamente io qua siamo in video, quindi non è che posso star lì a tradurre e perdermi le scritte, quindi andiamo avanti e vediamo. Ormai le immagini comunque in questo caso parlano. Ovviamente l'inglese bisogna saperlo. E io onestamente non ho il livello per giocarmelo tutto questo gioco, a meno che non decida comunque di prendermela molto 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 con calma. Ok, dicono che è tutto ok, si può attraversare questo lago ghiacciato. Hanno tastato la solidità della superficie e quindi decidono di attraversare. Non mi sembra però una grande idea. Dicevo che mi lamentavo una settimana fa, 2 settimane fa, un mese fa di quanti pochi giochi uscissero interessanti e devo dire che questo è stato l'ennesimo, dato che ne ho già altri che sto continuando a posticipare per impegni di giochi veramente irrinunciabili che voglio portarvi, quindi si preannuncia comunque un prossimo mese veramente interessante. Ok, hanno subito un attacco. La stella dei Ranger. Vi ricordo che ho pubblicato mesi e mesi fa dei video su Wasteland 2, preso dall'entusiasmo del gioco,
che ho finito a difficoltà normale. Non è stato facile, devo dire, comunque. È un gioco in cui conta molto ogni tipo di abilità. Quindi va giocato con calma, non di fretta, perché i combattimenti sono molto tattici. E se correte troppo rischiate di trovarvi nelle boss fight senza le necessarie abilità per fronteggiare. È fondamentalmente un open world dove c'è la mappa grande, dove ci spostiamo e man mano andiamo a sbloccare anche delle missioni secondarie. Ora, in questo gameplay io vi voglio introdurre il gioco, vi farò vedere comunque anche una prova di combattimento. Allora, dobbiamo selezionare questa coppia. Vedete che ci sono delle abilità. Abbiamo delle abilità, possiamo creare anche un personaggio. Ve lo faccio vedere, perché identification, abbiamo il nome, lo chiamiamo Indy, maschio, voce, va bene, background, possiamo scegliere, mamma mia. Allora, da dire questo, perché la critica è una cosa che ricevo continuamente per quanto riguarda la lingua. Cosa ci vuole a tradurlo? Hanno dei costi, e quindi guardate quanta roba c'è qua. Oddio, questo cos'è? No, io voglio fare un personaggio questa volta che spacchi i culi. Quindi lo chiamerò arma letale. Che poi non ho visto neanche che cosa mi dà effettivamente. Ah no, melee damage, no, non mi interessa. Voglio farlo fire damage bonus. Discepolo del metallo e parte la smetallata. Ok. Ok, appearance va bene così. Magari aumentiamo un pochino la barba. La facciamo così. Non bellissimo, ma... Starting weapon. Semi-auto assault rifle. Gli do questo. Sì. Questo. Assault rifle. Attributi, molto importante, coordinazione, fortuna, ognuno di questi ci dà delle cose diverse, in questo caso ci dà la coordinazione, ci dà punti azione massimi e punti azione a turno, la fortuna ci dà la possibilità di trovare del loot o possibilità di fare più critico, cioè di arrivare al critico più spesso, awareness è il senso di quello che ci circonda, insomma, quindi la percezione, il danno a distanza, la possibilità di colpire, la forza e tutto quello che riguarda il melee, le armi da lancio e così via, combattimento, l'iniziativa, quindi potenziando la velocità si inizia prima, quindi io metterei un punto di iniziativa, un punto di coordinazione. Anzi, punto tanto sulla coordinazione. Intelligenza ci dà la chance di critico e il carisma, e che è molto importante, magari diminuisco di uno qua e glielo metto per ovviamente convincere le altre persone. Arriviamo in una delle cose più interessanti per quanto riguarda Indy, le skill. Le skill, guardate, sono più o meno quelle che erano, quelle che erano anche nel capitolo 2. Armi automatiche, grandi fucili. Bellissimi disegni, mi ricordano un po', non li assomigliano molto, ma l'idea mi ricorda Fallout. Brawling, che armi è una... beh, io farei automatic weapon. Poi c'è il combattimento melee, quindi quello all'arma bianca, insomma. Piccole armi, fucili da cecchino, le skill generali, quello che sussurra agli animali, permettere di addomesticare animali che ti seguiranno temporaneamente. Gli esplosivi, primo soccorso, io uno di primo soccorso glielo do. Ne rimangono due di punti da mettere. Sneaky shit è il muoversi silenziosamente senza farsi beccare. Weird science aumenta il danno che fai con armi non convenzionali. La modifica alle armi. Il lockpicking per aprire, ne prendo uno. Nerd stuff, sono tutte le cose nerd, quindi hacking di computer. Prendo subito la meccanica, riparare veicoli, generatori e altri tipi di macchinari, la sopravvivenza per evitare pericoli nel mondo, insomma, e scoprire prima sulla mappa del mondo dove andare e dove non andare. Riparatore di tostapane, quello che c'era anche nell'uno, quindi nascondono dei segreti, diciamo. La modifica alle armi, oltre che alle armature. Questo è l'abilità di commerciare, questo di intimidire. Questo di... sì, si chiamavano in modo diverso, cioè intimidire, minacciare, insomma, una cosa del genere. Queste sono in pratica vari tipi di... e la leadership, ovviamente, per garantire che tutti seguano il comando del leader del gruppo. Ho speso tutti i punti, andiamo ai quirk,
che sono quei talenti che venivano dati all'inizio, ce ne sono alcuni da scegliere, in seguito si potranno prendere solo al raggiungimento di un determinato numero di livelli di alcune abilità. Il mimo? No. Non lo so, adesso qua bisognerebbe stare lì a leggerli tutti. Lupo solitario, quando sei da solo, i tuoi riflessi ti terranno vivo. Sì, io sono un solitario, quindi va bene. Confermo. Ah, le appearance, va tutto bene, insomma, va bene così, insomma, non, confermo, confermo. Che cacchio devo fare alle appearance? Scelgo una faccia, scelgo una barba, arrivo alla fine, ritratto, prendiamo questo, il fisico, no, faccio piccolino, build. Così più o meno il colore dell'armatura lo facciamo con questo colore, pantaloni così, c'è cioè, una scelta piuttosto ampia, anche tipo di giacca bella, mi piace questo, l'elmetto, sì dai, mi piace così, me lo dà, ok, perfetto, confermiamo. E invece Oak la confermo così com'è, no, devo fare anche lei, va bene, appearance. La facciamo un po' più vecchietta, lei. Diamogli una parvenza di donna almeno. Questa, la giacca così, i pantaloni così, l'armatura la facciamo tutta blu. Il fisico è, la facciamo piccolina. La mettiamo così, se non c'è un ok. Starting weapon, lei sniper rifle, lei attaccherà a distanza col fucile da cecchino. Gli attributi gli daremo. Vediamo. Questo. Coordinazione, intelligenza e velocità. Dai, facciamo così. Skills, gli diamo sniper rifles a livello 4 e basta, cioè giusto per iniziare un po' così in modo ignorante. Serial killer, ah ok, serial killer guadagna 3 punti di azione ogni uccisione a turno. Proviamola, dai, un'abilità nuova. Confirm, cominciamo l'avventura e andiamo a vedere il combattimento come funziona. Allora, graficamente è tutta un'altra cosa rispetto all'altro. Mi spiace perché il pubblico di questo gioco sarà molto ridotto vista la lingua, però andiamo a vedere come funziona il combattimento. Siamo Oak, non l'ho rinominata lei, ma va bene. Sono tantissimi. Ok, abbiamo già un morto. Down we go. Friendly turn. Ok, abbiamo anche degli amici, diciamo, che ci stanno dando una mano. Tocca a Indy, che ha 8 punti azione. Vedete che qua può fare danno, può muoversi, come si faceva sull'altro, out of range. 4 punti azione col 52% di colpirlo. Io ci provo. Ok, e ancora 8 punti, ne abbiamo spesi 4, proviamoci. Perfetto. Cos'è, una scimmia questo? No, è semplicemente a... la visuale si può ruotare come volete. Adesso abbiamo lei. Lei ha il fucile a cecchino, quindi 95%. Allora, lei spenderebbe 6 punti, però se col 95%, probabilmente la uccideremo. Se la uccideremo avremo 3 punti azione in più col talento che abbiamo preso. Tecnicamente, infatti, vedete che abbiamo 3 punti, non possiamo più sparare. E quindi non so, non sapevo cosa fare. Allora, con questo tasto qui si può spendere. Ah, possiamo lasciarli. Ok, lasciamoli. Ci restano per la volta dopo. Imboscata. Prepare. Metto l'imboscata. No, 6, 1, 1. Ok, praticamente non ce li portiamo tutti, ma due li conserviamo per il turno dopo. Sta arrivando uno di questi che comunque erano famosi nel vecchio gioco, nel 2.
Si sta mettendo un po' maluccio per noi, eh. Se i nostri amici non ci danno una mano. Allora, durante il combattimento i tuoi ranger potrebbero avere bisogno di copertura. Sì, ok, sì, quello lo sapevo già. 8 punti, quindi posso attaccare lui col 92%, gli faccio poco danno. O potrei uccidere lui, io decido di uccidere lui, perfetto. E poi, abbiamo magari anche una granatina? No, abbiamo un Hypo Spray abilità. Abbiamo Hack Robot, è usabile in combattimento. Posso convertirlo. Ah, ok. Però... No, non posso, dovrei andargli proprio addosso per convertirlo temporaneamente dalla mia parte. Comunque... Boh, non lo so. Cioè, volevo... Devo avvicinarmi però per farlo. Ho paura, quindi non c'è tempo. Abbiamo finito le munizioni, perché un'altra cosa importante è ricordarsi di ricaricare la cosa. L'arma, con questo tasto qui. E diciamo che qua... Poniamo subito fine alla sofferenza. Non abbiamo più punti, anche se in realtà ne avevamo conservati due. Comunque, vabbè, decido di conservarli. Spendendone uno, ne conserverò uno. Quello che ho capito. Va bene. Oddio, abbiamo perso un subalterno. Vabbè, si sta mettendo molto male perché siamo rimasti praticamente soli, quindi adesso dobbiamo gestircela bene. Siamo coperti qua dietro, il gioco ci sta ovviamente aiutando perché siamo all'inizio, quindi... Allora... Ah, ok, abbiamo messo online la torretta. Ok. È tempo di... Possiamo andare qui? No, non possiamo andare qui. Ah, possiamo usare questa? Figata. Ah, praticamente... Ok. Abbiamo scelto di usare quella. L'abbiamo usata anche in modo un po' così, perché... Comunque, vabbè. Spara. Ricarica prima. Perfetto. Abbiamo buttato via dei punti. Due punti. E spariamo. Ok. E uccidiamo chi dobbiamo uccidere. Chi è rimasto in piedi ancora? Lui. Non hai abbastanza. Passa il turno. Conservando i punti dispari. Che non possiamo spendere. Tu c'è chi n'ha. Lui. Perfetto. Epic finish. Ok. Abbiamo concluso. Una zona. Ovviamente abbiamo saltato tutta quella che era l'introduzione, non siamo stati lì a leggere tutto, però in pratica ci hanno attaccato mentre i ranger si spostavano su questo lago ghiacciato. La cosa bella è che potete, in questo gioco, a parte nelle cutscene, nei video, potete leggere con calma. La mia paura in questi giochi è sempre di trovarmi di fronte a uno slang, però vedete che poi possiamo scegliere la risposta. Il maggiore, major, se sarebbe major è il major, sindaco, major è il maggiore. Va bene, move out, andiamo avanti. Va bene. C'era, se non ve la ricordate, la radio, che ci permetteva di capire, anche avere dei contatti da altri insediamenti, ricevere richieste d'aiuto attraverso la radio. E avevamo una sorta di telescrivente che ci permetteva, di scrivendo delle parole, di scoprire dei dettagli, degli indizi su quello che esploravamo, almeno questo in Wasteland 2. Però qua non vedo nessuna telescrivente, risulta un po' più immediato perché almeno non dobbiamo tenere gli occhi puntati qua in basso, non mi ricordo dove era, dove ci veniva descritta tutta la scena. Allora, stai controllando un singolo personaggio, è utile quando ti prepari per... Ok, premi spazio o trascina... Vedete che qua possiamo selezionarli tutti e due e ci possiamo muovere liberamente in questo mondo. Dovremmo andarcene adesso. Vediamo se... Perché poi alla fine ci si muove così nel mondo e si va a lootare i vari personaggi. Vedete che si recuperano i vari oggetti da tutti i corpi vicino, come era anche nel 2. Dobbiamo andarcene. Sì, dobbiamo andarcene. Vedete che poi qua abbiamo la mappa locale, poi potremo andare a vedere anche quella del mondo, ok?
Che cacchio è successo quello lì? È impazzito. Stiamo entrando in modalità di combattimento. Infatti vedete che è uscito l'occhio. Ci faceva muovere in modo stealth. Ma vabbè, adesso porremo fine alle sofferenze di questo tizio in tempi brevi. Molto brevi, infatti. Bella questa cosa della griglia che si riavvolge su se stessa. Allora, possiamo lootarlo lui? No, non ha nulla. Però possiamo andare da questo. Poi c'è il crouch down che ci permetterà di muoverci accovacciati. Potete muovervi tutti e due accovacciati? C'è un corpo. Ok, con tutte le varie descrizioni, perché questo è un gioco di ruolo puro, purissimo. Non nutro molte speranze che tradurranno questo titolo in italiano, ve lo dico onestamente, perché è facile poi parlare e promettere, ma in realtà ho chiesto e Koch Media non me lo garantisce, non lo sa, dir la verità, se poi si penserà di tradurlo, almeno la PR mi ha detto che non lo sapeva. Ok, Outlanders, abbassate le armi o morirà, ok? E vedete, se io avessi avuto Ardass o Kick-Ass potevo rispondergli in modo diverso. E chi sono quelle persone che ci hanno... E perché ci hanno attaccato? Hai mai sentito dei Dorseys? I portatori del Deluge? Vedete, qua poi una volta che vi prendete un attimo un dizionario, un traduttore, un sito web, insomma, lo traducete. Io Deluge, portatori di Deluge. Che cos'è Deluge? Sarebbe da vedere, per un modo di dire, insomma. Sei più ignorante di quanto pensassi. La uccido. Non abbiamo potuto salvarla perché non avevamo l'abilità di spaccaculi o leccaculo, insomma, non devo pronunciare troppe volte queste parole, però insomma la terminologia è quella. Abbiamo trovato una chiave. Dovrebbe esserci anche un tasto. Un tasto. Eccolo qui. Lo shift che ci fa vedere tutto quello che c'è da aprire. Solo che vorrei capire. Perché non si muove più il personaggio. Ok. Andiamo a vedere. Apriamo. Prendiamo soldi vecchi. Vediamo un attimo. Campsite. Ok, poi c'è tutta la descrizione. Niente. Andiamo a... Ok, qua si è buggata la visuale. Ok, selezioniamo tutti. E dove andiamo? Di qua. Di qua, direi. Andiamo. Sangue per Deluge. Il Deluge. Sono dei pazzi, forse, nati. Ok, vediamo se ce la facciamo. Scusate, ma... Ok. Spara questo. Spara quello che esplode tutto. Sono un pirla. No, no, no. Ci attaccano corpo a corpo. Ok. Taking cover. Dovevamo gestircela meglio, perché poi si può anche fiancheggiare. Spara quello. No, mancato. Spara anche tu. Mancato. Turno del nemico. Ovviamente senza... Ci fiancheggiano adesso, quindi... Allora, vediamo un attimo. La percentuale è troppo bassa. Cura in combattimento. Sì, lo conosco. L'ho visto prima. Mi metto qua dietro. E poi provo a sparare al tizio qui. Out of range. Ok. Out of range. No, io lo metto qua ad aspettare. Vediamo. Imboscata. Tu invece? Ce la fai? 40%. Ok, bravo. E poi nasconditi qua dietro. Ok. Ma allora, dal punto di vista del combattimento è piuttosto semplice, nel senso che se avete già giocato altri giochi di questo tipo, tra cui l'uno di questo titolo, o altri simili, vi troverete abbastanza, come sta capitando a me. Però... Ok, andiamo. Sto saltando un sacco di cose di esplorazione, perché ovviamente non ha senso ora.
Volevo riuscire a finire questa zona qua iniziale. Oddio, è precipitato. Enemy detection è quello che ho visto prima. Perfetto. Una volta che stiamo fuori, riusciamo a gestirci. Perché cos'è che ci sta? Cos'è che c'è qua dentro? Quello lì. Ok. Dobbiamo prendere quella. Ci ha beccato in pieno. Sì, poi dovete calcolare anche tutte le penetrazioni delle armature. Cioè, quale armatura, quale arma fa male a. Questo qua è un 80%. Adesso moriamo male. Boia mondo. Strike meter is fuel. Quindi usiamo il precision strike che c'era anche nell'1, che è un mega tiro. Ah, qua posso. Figata fotonica. Possiamo fare un danno. Facciamo un danno alla CPU. Sì, proviamo. Mannaggia, dobbiamo ripararci. Devo nascondermi da qualche parte perché sto, se no ci lascia le penne queste qua. Ti metto qua dietro, eh. E curati, magari. Non ce la faccio. Vabbè. Passa il turno. E intanto sta uccidendo il mio amico qui, mio Indy, che come prima cosa si autocura. Ok. E poi, boh, proverà. Non abbiamo granate, non abbiamo il precision strike, quindi direi che prova a sparare. Dovevamo usare la torretta che c'era lì in alto. Computer. Però, cazzarola, c'era un computer, andava attivato e attivavamo quella. Mannaggia, sono stato veramente avventato a distruggere quella cosa lì. Dovrei provare la sua abilità. Però al momento la vedo dura. Quindi mi sposto di qua. Tu invece ti curi pure tu. Sono in comune le cose, quindi dovete fare attenzione. Spara. Target bloccato. Sporgiti un attimo. Vai fin lì e poi spara, no? Ce la fai? Ah no, non ha abbastanza cose. Passa il turno. Boia, mondo. Morta. Ok. Ci lasciamo le piume, stavolta. Ha ricaricato. Ce ne andiamo. Arrivederci. Niente, abbiamo praticamente perso la partita. Il gioco è davvero, davvero molto difficile, davvero molto carino. Allora, io direi come prima prova, io salvo la partita qui. Mi farete sapere voi se volete andare avanti ed esplorare ancora di più questo Wasteland 3, che è intrigante, ma purtroppo non è in italiano. Quindi questo non lo rende un gioco più bello o più brutto, dico soltanto che ne limita un pochino l'interesse e la fruizione a meno persone. Tutto lì. Il gioco è figo, segue quello che è il Wasteland 2 migliorandolo e il Wasteland 2 mi è piaciuto da morire, quindi beh, fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. Alla prossima e ciao ciao!